La bella Marianna Madia a Medjugorje e va in vacanza a Medjugorje. Vedete cosa scrive? A Medjugorje non cerco miracoli, ma umanità. Invece sarebbe meglio che la nostra bella Marianna Madia a Medjugorje cercasse i miracoli, cercasse il miracolo di salvare l'Italia, il miracolo di salvare l'Italia, perché io, Serafino Massoni, proprio ieri pomeriggio ho pubblicato il video La desertificazione del Mezzogiorno, sulla base di un recentissimo studio di Svimez, sviluppo mezzogiorno, Svimez, 2014, dove si dice che ormai il mezzogiorno è stato desertificato sul piano industriale. Lo scrive il rapporto 2014 di Svimez, sviluppo mezzogiorno. Sarebbe meglio che Marianna Madia invece lo cercasse un miracolo, e anche per dare una mano al suo capo del governo Matteo Renzi, e altro che c'è da cercarlo il miracolo, cara Marianna Madia, altro che miracolo. L'Italia assieme all'Occidente sta sprofondando, e ogni anno che passa le questioni peggiorano sempre. È vero, lo spread continua a calare, è vero, ma la disoccupazione continua ad aumentare ogni anno che passa. Da quando il cavaliere fu cacciato via, quando nel 2011, nel 2012, per colpa dello spread che era arrivato alle stelle, da quel momento là, dopo Mario Monti, dopo Enrico Letta, e non ha fatto altro che aumentare la disoccupazione italiana. Non chiede il miracolo? Non chiede il miracolo lei? Che chiede soltanto un po' di umanità? Ma no, Marianna Madia! C'è da chiederlo un miracolo, c'è da chiederlo. E che miracolo. Ecco qua, cari amici, ecco qua la bella Marianna Madia. Il miracolo l'ha già ottenuto per se stessa il miracolo, perché vedete quanto è bella. Bella e giovane, mi pare che abbia già 2 o 3 figli e c'ha pure la poltrona ministeriale. Adesso Marianna Madia sarebbe bene che il miracolo lo chiedesse per l'Italia, cioè per il governo di Matteo Renzi. Ok, cari amici, a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.